Filarmonica di Capezzano Monte è un'associazione culturale che conta oltre un secolo di vita, sorse infatti nel 1872. Eccola. Nato nel 1872 dall'incontro della gente di Capezzano con il cavalier Ferdinando Palla, insigne scultore, che in questi tempi esercitava l'attività musicale nella banda civica di Pietrasanta come suonatore di trombone. Alla testa della banda si sono avvicendati da 50 anni a questa parte, e vorrei un applauso, i maestri Albino Viviani, Averardo Pasquini, Giuseppe Bresciani ed Enzo Pasquini. Nel 1995 questa è diretta appunto dal maestro Marco Pasquini, al cui seguito si possono contare circa 45 elementi, tra cui molti giovani che solo da poco si sono avvicinati al mondo della musica grazie anche alle attività didattiche intraprese da sempre della nostra società. Dal 2010 il maestro è affiancato nella conduzione di parate e cerimonie dal vice maestro Stefano Moriconi. Il gruppo ha partecipato in anni passati e partecipa tuttora a numerosi raduni bandistici locali e regionali, ha intrapreso gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri ed ha conseguito due primi posti in altrettanti concorsi bandistici, vedi Scandicci Firenze nel 1995 ed Asciano Siena nel 1998. Ha eseguito concerti in Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Trentino Alto Adige, Calabria, Sicilia, Lazio, in Piazza della Signoria Firenze ed all'estero, in Svizzera, in Germania, in Belgio. Nel 2000 ha inciso il primo CD musicale che ha come titolo La Storia, esperienza che contiamo di ripetere quanto prima. Nel febbraio 2008 è stato l'elemento essenziale nella presentazione di Sempre Pietrasanta, inno ufficiale del Comune, di cui ha curato gli arrangiamenti, l'esecuzione e la registrazione su CD. Negli ultimi anni ha realizzato vari gemellaggi musicali con altre associazioni bandistiche nazionali ed estere ed ha effettuato, alla fine di giugno del 2009, un'importante trasferta in Sicilia, esattamente a Scicli e Donna Lucata, in omaggio all'amico Carmelo. Quest'anno la Filarmonica festeggia 140 anni di storia dalla sua fondazione e le iniziative sono iniziate a maggio con una bella gita a Roma ed un concerto nella bella cittadina di Tivoli. Successivamente, dopo la bella parentesi musicale del concerto nel cortile Carrara, sede della provincia di Lucca, i festeggiamenti per il nostro anniversario sono continuati con i concerti estivi nel chiostro di Sant'Agostino e nella splendida cava di Capezzano Monte. La rassegna bandistica di stasera è un altro importantissimo tassello. Dirige il maestro Marco Pasquini. La Filarmonica Capezzano Monte interpreterà tre brani, il primo The Spirit of the Chels, il secondo Plain Love e il terzo The Olympic Spirit. Iniziamo con The Spirit of the Chels di Ronan Hardiman. Thank you.
pezzo di Ennio Morricone, Plain Love, arrangiamento di Mauro Rosi. E salutiamo perché è in sala. E salutiamo, l'abbiamo salutato, e lo salutiamo. Dirige, come sempre, Marco Pasquini. Thank you.
Allora, andiamo. Qualcuno ci ha lasciato un tacco, non so di chi sia, ma qualcuno ce l'ha lasciato. Mauro Rosi. Eccolo qua. Che erroneamente avevo presentato come russo. Andiamo a presentare l'ultimo brano, in onore anche delle Olimpiadi. Potremmo dire che questa non è stata una gara, non c'è stato un solo vincitore, ci sono stati tanti vincitori, tutti i protagonisti di questa serata. Veramente, grazie, grazie, grazie. E allora, ai nostri vincitori del Olympic Spirit di John Williams, arrangiamento di Marco Pasquini, dirige Marco Pasquini. Thank you.
Fiori, la Filarmonica di Capezzano Monte, 140 anni di storia. Allora, sento dal pubblico la richiesta del bis, compito al nostro direttore. Ok, facciamo The Blues Factory. Mi scusi, lei doveva andare sul Loggione però, eh? C'è un signore che ci stava bene sul Loggione perché sostiene la causa. Thank you.